giudizio è negativo. Noi abbiamo fatto una discussione oggi con il nostro consiglio nel quale abbiamo valutato positivamente il mantenimento del cuneo fiscale, rivendicandolo e intestandocelo, perché noi su questo abbiamo fatto uno sciopero generale con il governo Draghi. Quindi abbiamo un giudizio positivo sul mantenimento del cuneo fiscale, però vorremmo ricordare che il mantenimento del cuneo fiscale non aumenta i salari, mantiene quello che le buste paghe hanno. La busta paga di gennaio e la busta paga di dicembre sarà uguale. Abbiamo letto oggi titoli e dichiarazioni trionfali. Vorrei ricordare che il cuneo fiscale non può essere come la fontana che Totò vendeva ad ogni turista. Non è che ogni volta che viene riconfermato possiamo dire che cambiano le buste paga. Purtroppo le buste paga risentono ancora dell'inflazione sulla quale si fa ancora poco. Noi riteniamo che sia positivo il fatto che si sia mantenuto il cuneo fiscale. Riteniamo che sia positivo il fatto che si siano messe risorse per il rinnovo dei contratti pubblici. Ma le risorse sono insufficienti. Se noi dividiamo le risorse messe in finanziaria per il numero di lavoratori, noi non riusciremo a coprire nemmeno l'IPCA, cioè l'inflazione. E quindi saremo dell'avviso che bisogna mettere più risorse.